Ehi, bro, hai per caso visto la mia macchina? Ma che cazzo? Oh, ciao. Scusami, ma stai già bevendo birra? Birra? Ah, no, no, questa è vodka. L'ho presa prima al supermercato. Ma sono le 10 del mattino! Ah, così tardi? Mi sto arrugginendo con tutta quell'acqua che bevo. Amico, dobbiamo parlare del tuo problema. Problema? Ma quando mai non è un problema? Ti ricordo quello che hai fatto a mio nipote. Sietto ti ha portato un regalo? Oddio, è il succo al limone che mi piace tanto? Sì, esatto. È succo al limone. Ah, il suo primo come etilico. Bei tempi. Ma se è successo ieri? Oh, come vola il tempo quando non si beve? Vabbè, comunque dove sei stato stamattina che non ti ho visto? Ero al ponte a praticare il mio sport preferito. E sarebbe? Anche tu bungee jumping senza corda? L'hanno dovuta tirare su col carro attrezzi. Oh, ma questo è body shaming. Eh? Ah no, parlavo della tua macchina. Ah, ok. Aspetta, cosa hai fatto alla mia macchina? Oh, tranquillo, l'ho presa in prestito questa mattina per andare al supermercato, ti avevo pure lasciato un biglietto. Ma che cazzo? Ah. Ora si spiega quel messaggio. Comunque l'ho presa, sono andato al supermercato, ma ero rimasto a secco con la benzina. Scusami, come hai fatto a fare il pieno se dal supermercato ci vogliono 20 minuti per andare dal benzinaio? Beh, oh, tranquilla, so che fa schifo il tavernello, però avevo solo quello. Hai usato il tavernello come carburante? Senti, costava meno della benzina. Comunque poi sono arrivato al ponte e per sbaglio è caduta dal burrone. Dove cazzo è la mia macchina adesso? A proposito, la ragazza è morta. Sì,